siamo a Marina d'Arechi, vicino Salerno, e con noi Anna Cannavacciolo, Marina Manager della Marina d'Arechi, che gestisce quest'ampia area di diportisti. Da poco più di un anno sono terminati i lavori, Marina d'Arechi è completa per offrire a tutti i diportisti migliori servizi. Diciamo che siamo aperti dal 2012, operativamente siamo dal 2012, soltanto che avevamo una parte realizzata che gestivamo e un'altra parte ancora in costruzione. Tutto il porto è finito sì da un annetto, quindi andiamo a regime con 600 barche da gennaio del 2018. Le imbarcazioni però che possono attraccare qui sono imbarcazioni anche di notevoli dimensioni, pensate fino a 100 metri possono attraccare qui nel porto, quindi voi offrite la possibilità a diportisti con imbarcazioni diverse di attraccare qua, da quanti metri, da quale imbarcazioni fino, abbiamo detto, a 100? Noi abbiamo dimensioni dai 10 fino ai 100 metri, quindi abbiamo caratteristiche diverse di imbarcazioni a vela e a motore e a mega yacht, quindi abbiamo un po' un servizio a 360 gradi. Le persone che arrivano qui, noi sappiamo che una minima parte arrivano dall'estero, la maggior parte però sono campani, del Lazio, insomma Sud Italia. Marina d'Arechi è la principale, la più importante marina del Sud Italia. Quali servizi voi fornite, perché siete importanti dal punto di vista proprio del diportismo? Attualmente abbiamo imbarcazioni italiane ma anche imbarcazioni che vengono dall'estero e abbiamo tanti tipi di servizi, riusciamo a fornire sotto bordo imbarcazioni grandi anche servizi floreali, servizi di catering, cambusa a 360 gradi, quindi diciamo che siamo abbastanza internazionali da questo punto di vista. Ma internazionali anche perché accogliete i vostri ospiti nella migliore maniera possibile, hanno addirittura una navetta che può collegare Marina d'Arechi con la città di Salerno, hanno un'area commerciale, ci sono due ristoranti, quindi è un'area attrezzatissima per essere veramente una marina per i diportisti, cioè una marina di eccellenza. Che tipo di politica anche per quanto riguarda l'occupazione voi avete svolto in questi anni? E così chiudiamo anche con un aspetto molto importante, che è proprio la possibilità di dare lavoro alle persone che vivono in quest'area. Quante persone lavorano direttamente e nell'indotto? Abbiamo al nostro interno in tutto siamo 25 persone e arriviamo a 35 d'estate, perché potenziamo ovviamente il servizio e quindi l'indotto è maggiore e dobbiamo assumere persone a livello stagionale. Voi fate riparazioni anche qui nella vostra area di marina, avete anche la possibilità di fare riparazioni navali. Sia di piccoli che di grandi dimensioni, questo è un altro aspetto molto importante. Abbiamo un cantiere che funziona benissimo, abbiamo un travel da 240 tonnellate e possiamo salire a barche fino a 40 metri, oltre a servire l'utente medio ovviamente. Allora, noi ringraziamo Anna Cannavacciolo e sottolineiamo l'importanza di avere vicino Napoli, vicino Salerno, una marina così ben attrezzata e così funzionale.